Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi volevo proporvi un video tag dedicato all'inverno. Nonostante non sia una stagione che mi piace, anzi, diciamo che è una stagione che detesto abbastanza, però questo video tag dedicato all'inverno comunque mi è piaciuto e quindi volevo riproporlo. Io l'ho visto su un canale francese perché seguo anche alcuni canali francesi e una ragazza di quelle che seguo ha proposto questo video tag. Ovviamente io le domande le ho viste, le ho ascoltate in francese, però adesso naturalmente ve le traduco e ve le propongo in italiano. Parto subito con la prima domanda così non mi perdo in chiacchiere. Prima domanda, ti piace l'inverno? Se sì, cosa ti piace? Se no, cosa non ti piace? A me l'inverno non piace, come vi ho già accennato. Non mi piace il fatto che le giornate sono molto più corte, nel senso che ci sono meno ore di luce, quindi è buio presto d'inverno, già a metà pomeriggio comunque è buio, e quindi insomma questa cosa mi intristisce, non mi piace. E non mi piace il fatto che nella mia città, perché ovviamente io mi riferisco alla mia città, c'è molto più traffico durante l'inverno. E inoltre, essendoci le scuole aperte, si fa anche molta più fatica a trovare posteggio, perché soprattutto nell'orario in cui entrano ed escono da scuola c'è veramente un casino terribile, soprattutto nel mio quartiere, quindi questa è una cosa che proprio io detesto. Però, nonostante questo, ci sono anche alcune cose che io apprezzo dell'inverno. Intanto mi piacciono molto i tramonti. I tramonti che ci sono durante l'inverno sono molto suggestivi e affascinanti, secondo me. Inoltre, nella mia città d'inverno il sole tramonta sul mare, quindi ci sono dei tramonti veramente spettacolari in alcune giornate. Mi piace il Natale, che comunque capita nella stagione invernale, e mi piace anche San Valentino. Io sono un'inguaribile romantica, quindi adoro la festa di San Valentino, anche se è commerciale, tutte queste cose che si dicono a me non interessa, perché per me comunque quella giornata lì è un'occasione per regalare magari un bigliettino a forma di cuore al mio compagno, andare a cena fuori, che sono cose che posso fare anche quando non è San Valentino. Però comunque io San Valentino, essendo così romantica, la sento come festività e quindi mi piace. E poi mi piace anche il fatto che durante l'inverno io metto il piumone nel letto e questo mi concilia molto il sonno, perché io quando ho il piumino nel letto non so perché, ma dormo molto meglio rispetto a quando ho le lenzuola normali. E questa è un'altra cosa che mi piace, che faccio comunque durante l'inverno. Questo tanto per trovare qualcosa che mi faccia sopportare un pochino meglio l'inverno. Seconda domanda: quali sono i tuoi accessori di moda preferiti durante l'inverno? Sciarpe. Mi piacciono tantissimo le sciarpe, ne ho di vari modelli, di vari tipi, ho intenzione anche di realizzarne una maglia prossimamente, insomma ho già in mente il modello, quindi comunque le sciarpe mi piacciono molto. Mi piacciono gli stivali, anche quelli ne ho di diversi tipi e mi piace portarli, li porto molto volentieri. E poi mi piacciono i cappotti e le giacche, anche di quelli ne ho diversi modelli ed è un accessorio di moda che veramente mi piace moltissimo. Qual è la tua attività preferita durante l'inverno? Dunque, se si intende attività fisica, a me piace tantissimo camminare e lo faccio più volentieri in inverno perché siccome sono tanto freddolosa, se cammino mi scaldo e quindi lo faccio abbastanza volentieri. Io non vado a fare questo tipo di attività in una palestra piuttosto che in un campo sportivo, io cammino in giro per la città, nel senso che se devo andare in centro, parto da casa e vado a piedi. Ovviamente abito in una zona abbastanza strategica che permette comunque di raggiungere il centro della città abbastanza facilmente. Però comunque mezz'ora, 40 minuti di cammino io me li devo fare per arrivare in centro, quindi insomma lo faccio volentieri, mi faccio questa passeggiata, ovviamente non corro, faccio un passo normale, insomma vado piano, eccetera, però mi faccio questa passeggiata e poi anche quando devo tornare indietro, nonostante ci sia un pezzo di salita al ritorno, comunque vado a piedi lo stesso e lo faccio molto volentieri.
Poi ci sono anche delle attività non sportive, diciamo, non fisiche, che mi piacciono, ad esempio andare al cinema, preferisco farlo d'inverno piuttosto che in estate perché col fatto che è freddo, le giornate sono più corte, comunque mi viene più voglia di andare al cinema, invece magari d'estate che è più caldo, le giornate sono lunghe, preferisco uscire, stare fuori all'aria aperta. Però insomma, a me il cinema piace sempre, però d'inverno in effetti mi piace di più. Poi mi piace uscire a fare shopping, insomma, sono cose che mi piacciono anche in estate in realtà, però d'inverno comunque mi rendo conto che le faccio di più e mi piacciono anche un po' di più forse, quindi insomma, più o meno sono queste cose. Poi, quarta domanda, qual è il tuo profumo preferito durante l'inverno? Dunque, io il profumo che utilizzo è J'adore e lo utilizzo in inverno e in estate, nel senso che lo utilizzo sempre, quello è il mio profumo. Ovviamente in estate magari me ne metto un po' meno profumo, anche in base a quello che devo fare, perché se magari vado a fare trekking, certo non mi metto il profumo, però insomma, diciamo che lo utilizzo sempre. E quindi è quello, insomma, inverno ed estate è sempre J'adore. Qual è la tua bevanda preferita dell'inverno? Io non amo particolarmente le bevande. Devo dire che io bevo solo acqua e a me comunque in generale le cose da bere non mi piacciono, quindi non ho una bevanda preferita. Diciamo che se proprio ne devo scegliere una, quella che mi piace di più, in inverno è la classica cioccolata calda, quindi la tazza di cioccolata calda effettivamente è una bevanda che mi piace, che se capita l'occasione bevo, però, non mi succede molto spesso in realtà, non è che io beva cioccolata calda ogni giorno, se capita l'occasione diciamo che sì, mi piace, ecco. Qual è il tuo colore di rossetto preferito durante l'inverno? Diciamo che d'inverno mi piacciono molto i colori un po' più accesi, come il rosso, il viola, il marrone, quello un po' brillante, glitterato, eccetera. Sono più o meno questi tre colori, anche se io non vado tanto a stagione, nel senso che poi se una volta in estate mi voglio mettere il rossetto rosso, me lo metto lo stesso. Però insomma, più o meno questi sono i colori. Qual è il tuo film preferito durante questa stagione? Il mio film preferito, se avete visto qualche video precedente, sapete che è Via col vento. Estate, inverno è sempre quello. Però ci sono dei film che guardo più volentieri in inverno. Uno di questi, che è stato tratto da un famosissimo romanzo, è Il Dottor Zivago. Avevo visto il film, mi era piaciuto anche moltissimo, è un film molto lungo, però proprio per l'ambientazione che ha, cioè quindi in Russia, nella neve, insomma, è un film che in effetti mi rendo conto che guardo più volentieri in inverno, quindi diciamo che può essere quello il film preferito dell'inverno. Poi domanda numero 8. Qual è il tuo colore preferito di blush, cipria o terra durante l'inverno? Io uso delle tonalità molto chiare, sia durante l'inverno che durante l'estate, perché avendo la pelle molto chiara, ovviamente non posso andare ad utilizzare delle tonalità scure. Quindi rimango sempre su tonalità neutre, assolutamente neutre, quindi diciamo che sono colori molto simili al mio incarnato, quindi insomma neutri, in realtà non sono colorati, sono dei neutri. Qual è la tua caramella o il tuo dolce preferito durante l'inverno? Dunque, se parliamo di caramelle, io durante l'inverno mangio molto spesso e molto volentieri le caramelle al caffè. Se invece parliamo di dolce, allora durante l'inverno mi piace mangiare la torta di mele, mi piace lo strudel, mi piace il soufflé al cioccolato, non so se avete presente, ecco una specie di plum cake, insomma ci assomiglia abbastanza, che ha il cuore di cioccolato fondente dentro, morbido, quindi insomma è molto buono. Mi piacciono più o meno questi tre dolci durante l'inverno, anche se devo dire che io ultimamente sto mangiando veramente pochissimi dolci. Prima ne mangiavo molto di più, li mangiavo dopo pranzo, li mangiavo dopo cena. Adesso invece, siccome ho notato che mi gonfiano, ho deciso di dare un taglio ai dolci e quindi ne sto mangiando veramente pochissimi in realtà. Però, insomma, se capita, sono questi più o meno i dolci. Poi c'è un dolce per eccellenza, per me per eccellenza, perché è il dolce comunque che
è quello che noi facciamo a Natale ed è una tradizione di famiglia, che è il panettone genovese, che però mangio solo a Natale, solo nel periodo delle feste, comunque nel periodo di Natale. E quello in assoluto è il mio dolce dell'inverno preferito, però è comunque, diciamo, circoscritto alla stagione, scusate, al periodo natalizio. Quindi, insomma, poi durante tutto l'inverno mangio questi dolci che, insomma, che vi ho citato. Poi, ultima domanda, qual è il tuo colore preferito di smalto per le unghie durante l'inverno? Io durante l'inverno utilizzo molto volentieri dei colori, come ad esempio il rosso, il nero, perché mi piace anche molto il nero, lo trovo molto elegante, soprattutto se faccio poi magari una nail art, quindi lo uso come base e ci faccio qualche disegnino sopra, quindi il nero mi piace tantissimo, mi piace il bordeaux. Mi piace il viola, mi piace anche lo smalto color caffè, che è uno smalto un po' particolare, che detto così magari può sembrare un po', insomma, strano, però in realtà è molto elegante e mi piace molto. Quindi questi sono più o meno i colori che io prediligo durante l'inverno. Bene, il tag era finito. Non c'è una domanda che chiede di taggare, quindi io taggo tutti quelli che vogliono rispondere, che hanno piacere di fare questo tag. E può essere anche un modo per portare questo tag che nasce su un canale francese su un canale italiano e diffonderlo anche in Italia, perché no? Anche se so che ci sono dei tag dedicati all'inverno sui canali italiani, quindi insomma non è il primo questo, però insomma le domande comunque mi sembravano diverse rispetto agli altri tag italiani e quindi ho pensato di proporvelo. Mi fermo con questo video, vi do appuntamento alla prossima, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto, vi aspetto alla prossima e vi mando un bacio enorme.